Ci aspettiamo molto calore, molto entusiasmo, come hai detto tu sono due partite veramente importanti e quindi abbiamo bisogno anche del nostro sesto uomo che sarà il pubblico napoletano. Al Pala Barbuto, giovedì 24 e domenica 27 novembre alle 19 contro Svizzera e Slovacchia, si giocheranno due partite decisive per la qualificazione della nazionale femminile all'Eurobasket 2023 in vista dell'Europeo che si disputerà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno. L'Italia si gioca la qualificazione e anche il primo posto nel girone, in due sfide che sono state presentate stamattina a Palazzo San Giacomo. E devo dire che negli ultimi anni, anche per il buon lavoro che è stato fatto anche con le nazionali giovanili, perché ricordiamo che negli ultimi anni le nazionali giovanili ci hanno sempre portato grandissimi risultati e sono sempre stati ai vertici europei. Perciò abbiamo potuto sicuramente inserire queste giovani nella nazionale senior. Poi ci sono molte ragazze che giocano le coppe europee, perciò hanno già una discreta esperienza a livello europeo. Perciò sì, è una squadra equilibrata e puntiamo molto, pensiamo che possiamo fare veramente bene. È stata già attivata la vendita dei biglietti con una serie di agevolazioni per i tesserati e per le società del territorio campano. Sono particolarmente contenta, un'altra nazionale femminile dopo la pallavolo, anche il basket, sono felice davvero che riusciamo ad ospitarle per queste gare di qualificazione agli europei dove speriamo davvero che riusciremo a raggiungere grandi risultati e quindi davvero felice, in particolare poi perché sono donne e perché è importante che anche nell'universo sportivo femminile sia raggiunta quella parità che ancora purtroppo non c'è.